ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Sky Factory con Marci. Ciao a tutti! Ragazzi, l'ultima volta siamo usciti dal server, ci siamo portati un pochettino avanti dopo il video e appunto stavamo rientrando perché ci volevamo portare un altro pochettino avanti per cominciare questo video qui. Però è successa una cosa un po' lezza, cioè guardate, siamo entrati ed era così. Gli oggetti sono rimasti droppati per terra perché praticamente quando un player non sta nel server, praticamente come se si stoppasse il mondo. Però guardate, tutti i meccanismi automatici sono distrutti, sono spariti. E sotto non si è intaccato al macchinario laggiù, per fortuna, perché ci sono tutti i nostri materiali dentro. Però sono esplosi i blocchi, sono esplosi i tubi, i macchinari, non c'è più nulla. Va rifatto tutto qui. E io penso che questa qui, Marci, sia la buona volta che ributtiamo qua dentro tutte le cose proprio, tipo così di cattiveria. Non sarebbe negativa la cosa? Cioè, man, abbiamo... Poi, per fortuna, tipo, tutte le robe sono salvate alla fine. E poi, in questo episodio, ragazzi, volevamo aumentare l'energia. Comunque, che. Esatto, man. Alla fine il danno non è così grave. Perché i materiali preziosi, ovvero i diamanti. Ma ne abbiamo soltanto tre. Vabbè, i diamanti stanno qui. E alla fine tutti i barrel sono intatti. A parte questo qui, che erano della polvere di Blaze. Per tutto il resto, può soltanto dispiacere perché ci abbiamo passato veramente molto tempo. Ma comunque, ormai siamo pieni di materiali. Quindi, non ci costa nemmeno tanto rifare tutto. Già, Marci, cioè, a dire una cosa. Si comincia bene, dai. Comincia bene l'episodio, madonna. Allora ragazzi, è sparita tutta la roba e l'unica cosa che mi è venuta in mente di fare, siccome effettivamente va rifatto tutto questo pezzettino qui e appunto andrà fatto in modo che le cose finiscano automaticamente qua dentro, qual è il problema? Che praticamente abbiamo 4 celle da un K, però 4 celle da un K non ci bastano assolutamente, quindi bisogna fare assolutamente una cella più grossa. Vediamo come si fa per esempio la cella da 16K, che mi sembra una cosa abbastanza onesta e non troppo costosa come le altre. Alla 16K, eccola qua. Praticamente, se vi ricordate, in un video avevo già fatto la 16K M Storage Component, però non la cella, perché appunto l'avevamo utilizzato per fare un'altra cosa che sinceramente mi sfugge. Quindi, come pensate, guardate crafting, bisogna fare semplicemente 3 da 4K messe insieme. Quelle da 4K si fanno mettendo 3 da 1K messe insieme. E poi quelle da 1K semplicemente con il Certus Quartz, che ce ne vorrà un bordello, la Redstone e il Logic Processor, che ne dovrei avere tipo 20, una roba simile da qualche parte. Ok, eccole qua, 20, sbam. Quindi, Marci, mi serve il quarzo, che dovrebbe essere qua sotto. Tu sai cosa potresti fare? Sì. No, nulla in verità. Dimmelo, vado in giro per la allora, mappa. Vai sopra, vai sopra e prendi altro quarzo. Proprio prendilo dalla farm, fai i blocchi e spaccali, ok? Ok. È una cosa abbastanza onesta da fare, te lo dico. È un compito difficile, Marci. Non so se riuscirai a portarlo a termine, però io credo in te, ok? Ok. Allora, c'è un problema, non avevo nemmeno il ferro, sul serio. Ce l'ho io il ferro, cioè c'è bisogno. Ma a parte che non lo prendo, aspetta, ma poi perché scendo? Ma io ti giuro ho dei problemi, perché scendo quando ho il telecomando? Veramente. Allora, iron, eccolo qui, ma 400 pezzi abbiamo, dico soltanto questo, vai. Man, vabbè, lasciamo stare. Allora, io ho rifatto il coltellino, perché praticamente l'avevamo consumato. E in verità mi servirà per dopo, non per ora. Bastano 34? Sì, dovrebbero bastare in teoria, va benissimo. Allora devo fare tipo 9 1K, che si fanno con il ferro sotto. Dove ti rimetto? Ti rimetto io? No, buttami tranquillamente addosso, non è un problema. Allora mi serve, man, la redstone e basta. La redstone e basta, ok? Questi li metto tipo qua così. E la prendo subito. E non mettere nulla te, perché praticamente ne hanno fatti numero preciso. Avevo già uno stack nella golden bag. Top, man, mettila ai 4 lati. Non cliccare nulla, perché sennò ne facciamo troppi. 1, 2, 3, 4, 5, vabbè, 9 devono essere. Ecco, fatto. Perfetto, quindi leviamo tutte queste schifezzine qui. E finalmente possiamo fare quello di livello dopo. Allora, vediamo com'è che si faceva, appunto. Allora, serve un quartz glass che io ho. Il calculating processor che si fa con... Allora, cuocendo questo qua che si fa con il quarzo. Ok, quindi, man, metti di qua la redstone. No, il calculation processor ce l'ho già, sai? Davvero? Che ne servono 3. No, ne ho 2. E vabbè, man, non è un grosso problema, tanto si fanno easy, guarda. Allora ne faccio soltanto uno. Che ne abbiamo fatti un botto. Man, ma sai che ti dico? Ma io ne faccio un pochettino di più, che me frega. Tanto si usano per altre cose. Ho 22 pezzi di silicon. Io ne metto altro qui a cuocere. Così almeno ne facciamo un pochettino. Mettilo sotto, al posto dell'oro. Vabbè, aspetta, levo l'oro e mettici il silicone. Te l'ho messo in quella e mezzo. Man, ma perché? Bisogna usare le crafting giuste. Allora, ne ho fatti tipo 7. Quindi, allora, li cuocio in questa qua che è tipo super veloce. No, oddio, stavo facendo il silicone. Non so perché. Allora, eccolo qua.
Sbam. E mi puoi passare già quelli che hai fatto te? Quali? Li tocca nei due. Di cosa? Ok, man, stai tranquillo. Stai tranquillo. Faccio anche senza di te. Non è un problema, man. Ascolta, non mi dici cosa devo fare. Ma no, t'avevo chiesto, man, i cosi, i processor. Tu hai detto che ne avevi due, però tranquillo, ho già fatto tutto. Allora, io ho spiegato un Ender per... Capita, man, sono cose che capitano. No, ma voglio allora, farti mi serve la redstone e gli metterla ai lati. E poi il coso glass che ce l'ho io. E no, agli angoli di metterla. Redstone ce n'ho ancora 48. Ok, aspetta un pochettino, ce l'ho pure io. Aspetta un attimo. Ah no, aspetta, basta anche quella che ho io. Io ne ho 48. Perfetto, guarda, fatto. Olle. Ok, vieni un attimo con 2 secondi, io ci darò una cosa al volo. Fammi vedere. Ma sotto se sopra. C'è shift shift. Shift shift. Però è nel vuoto, man, non so quanto possa essere utile. Non so, lo volevo spiegare meglio. Ok, man. Visto che non mi fai fare niente, almeno mi sono messo a creare qualcosa. Ma l'hai buttato... Ma tanto è giusto 3 secondi, ora mi serve soltanto quello lì, che servono i diamanti, quindi i diamanti ce li abbiamo già qua. Me ne serve soltanto uno, ma ne faccio uno, sì, ma che se ne frega, andiamo al risparmio proprio. Man, ho già fatto tutto. Tanto guarda, è già fatto praticamente, perché devo semplicemente andare qui, metto questo sopra, metto questi qui ad angolo così. Man, mi serve una la cosa. Glowstone. Cosa? Ma ora noi potremmo buttare via tutte queste stanze qua piene di barrel. Esatto, potremmo buttarle via tutte, man, perché in questa da 16K ci entrerà il mondo dentro, ok? Sì. Vai. Allora, 16K, guarda come si fa il coso finale. Allora, mi serve la glowstone dust. Ce l'abbiamo? Sicuramente sì, ma dove? Ah, eccola qua. Allora, 1, 2, 3, 4. Ho preso tutto. Okay, preso te. Praticamente fatta, te lo dico, praticamente fatta. Mi serve soltanto un pochettino di ferro da mettere tipo sotto, se non sbaglio. Sì, ferro sotto. Sì, mi serve 3 di ferro, se riesci a passarmelo sarebbe il top. E li ho, ne ho 25, okay. 19. Ok, mettilo i 3 pezzettini sotto. E li ho buttati addosso. Ok, grande, man. E li ho buttati addosso, ok. E sbam, man, ho fatto la 16K. È stata un po' dura, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Allora, si butta qua dentro. Ora, facciamo un test, proviamo a buttarci tipo le peggio schifezze. Aspetta, ma secondo te se io collego tipo... Facciamo un test a caso, perché a me piacciono i test a caso. Se io prendessi tipo il... coso che sta qui, ok? Vediamo cosa sono i transfertonode normali. E tipo li vado a collegare a un coso normalissimo tipo questo. E uso i cavi. Tu ce l'hai i cavi, man? Ah, ne ho 9 io. 9 sono pochissimi. Questi cavi qua? Oddio, questi si incollegano però. Io sì, e quelli trasferito node cavi, normali. Io ne ho 36 nella golden bag. Aspetta, facciamo così, facciamo così. C'era modo per spostarli questi qua. Ah, ce li abbiamo ancora i cosi lì. Come se... Cosa? Ah no, il mio l'ho perso perché mi si è resettata la bag. Ma cosa? Il dolly. Ce l'ho io un dolly. Me lo potresti passare, voglio fare un test. Anzi, no, aspetta, man, il test si può fare anche da qua sotto. Guarda come si fa easy. Oddio, man, ho preso il coso di Blaze. Il coso di Blaze? Guarda. Cosa? No, man, levalo, man, o lo levi o lo spacco, man, lo levi o lo spacco. C'è la dolly, c'è lasciata la dolly di fianco, la dolly. Man, ma aspetta, ma... Te l'ha droppato? What the fuck? Ma no, ma è quello rotto, il broken. Ah, ecco, infatti. Aspetta, ma se lo cioè, con la Soul Vital ci si può mettere e diventa un... Sempre un... Ma che cavolo è? Ah, ci si possono fare gli spawner così, E l'Endere io, l'Endere io, mettere come ti pare. Insomma, quello lì è figo, comunque. Endere io. Endere io. Allora, man, se io tipo facessi tipo una roba così un po' anomala, andrebbe dentro la cobblestone oppure no? Vediamo. Cobble. Ma non c'è nemmeno... Non c'è nemmeno la cobblestone, mi sa, qua dentro. Com'è possibile? Ma non ne aveva un pochettino dentro. No, non dovevi far così, era diversa la cosa. Ma non lo so, io ho buttato a casa per provare, No, ma c'era il modo, man, mi ricordo. Ma un modo c'è, ma... La chest ci voleva. Cosa? Quella cosa lì che avevamo all'inizio. Non penso. Secondo me sì. Beh, secondo me no. Comunque, Marcibo, nel dubbio si può provare. Tanto al massimo, mal che vada, la M chest si potrebbe utilizzare per qualcos'altro, penso. Quindi alla fine si può craftare senza problemi. Dimmi il crafting che ti dico. Il fatto è cos'è che non è difficile. L'unica cosa è che vuole il formation core e l'annihilation. Se tu ce li hai e l'illuminated panel. Che se non sbaglio c'era già il crafting. No, cioè, ho già tutto. No, è vero, me l'avevi già lanciato addosso te prima, me li ricordo. Nel tuo episodio forse era. Gli altri com'è che si chiamavano? Annihilation e qualcosa. Aspetta.
Mi serve l'Annihilation Core e il Formation Core. Se sono l'ho fatto sicuro nel di tuo video, man. Sono sicuro di averli, aspetta, da qualche parte ma, li ho messi. Sì, sicuro, man, ma ne sono sicuro perché se l'ha fatto e ce l'hanno avanzati per forza. Quindi quel per forza ce l'abbiamo. Ma guarda se c'hai tipo nella tua looting bag o da qualche parte. Non è la looting bag, è la... No, li avevo messi sopra, li avevo messi. E man, guarda un attimo. Ah, io... no, quel telecomando. No, 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 non è vero. Aspetta un attimo, intanto io qui preparo tutto. Allora, devo fare il quarzo, il coso puro. Madonna, com'è che si faceva? Ok, sono qua. E ci sono anche altre tre lili seed. Guarda a vedere come vanno le lili seed. Aspetta, io devo fare il nether quartz, redstone e certus quartz. Ok. Allora, la nether, eccola qua. Il certus ce l'ho da qualche parte, eccolo qui. E la redstone, sbam. Ok, io ho già fatto tutto. Allora, quindi metto questo qua in mezzo. Poi i glass cable ci dovrei avere nella bag. Ok. Ah, una cosa devo dire. Ragazzi, per quelli che stanno dicendo tipo metano, mio Dio, hai un uovo nell'inventario, sei in creative. No, ragazzi, l'avevo trovato nell'episodio di Marci. Tanto so che queste cose accadono. Comunque, allora, glass cable, eccoli qua. Mi hanno fatto una stronzata. Cos'hai fatto, man? Avevo il calculation processor di quelle cose lì, ho schiacciato Q in aria. Man, ma sono caduti per terra, vero? No, nel vuoto. No, ma non me lo dire. Ma non me lo dire. Sto scherzando. Oh, che burlone. Il vetro ce l'abbiamo? Sì, quanto te ne serve? Due pezzi. C'è sopra. Quanti? Due pezzi. Sbam. Mi sembrano un po' più di due, però non vabbè, ancora. Che se ne frega. No, no, va benissimo così. Ne ho ancora allora, uno stack, man. Devo mettere questi qua sopra. Vedi che ne ho uno stack perché ne avevamo messi a cuocere un botto in questa sì, cosa qua. Tranquillo, man, tranquillo. Allora, illuminated panel ce l'abbiamo, se non sbaglio, da qualche parte. Ce l'hai te, man, o no? No, te l'avevo give a te. No, allora stanno nella cosa. Allora, vabbè, li prendo dopo. Allora, il formation core mi serve anche l'altro, man, l'annihilation. Te l'ho già dati entrambi. Man, io non ce l'ho. Te l'ho dati entrambi? Man, hai ragione, hai ragione. Sorrami proprio. Allora, poi, vediamo illuminated panel. Ok, ne abbiamo 6. Non so da dove sono stati fuori, li abbiamo craftati forse per sbaglio, non lo so, però chi se ne frega. E poi mi mancava un pezzo qua, che mi sono scordato, cos'è che cavolo è che manca, non lo so. Ah, ok, un logic processor in teoria, sbam, fatto. Marci, se non sbaglio hai già fatto tutto, quindi, Manca di mettere questo qua, che ho sbagliato il crafting, che è me chest. Andiamo a vedere se funziona, scendo, Sì. La collego direttamente qua, e ci butto dentro una vuota, cosa... ci butto questo e chi se ne frega, dai. Tanto è giusto per vedere se funziona. Me ne sta andando, è vero, guarda. No, funziona. Si riempie funziona. Di cobblestone. Però dovresti mettere, secondo me, quella da 16. Sì, man, da no, 16 tanto, kg, man, o da 4. Man, lo levo questo, era semplicemente per test. Se tu lo togli va lo stesso? No, 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 perché non c'è storage dentro, capito? Comunque, no, vabbè, questo qui, ragazzi, è semplicemente per test, per vedere se effettivamente si poteva collegare un transfert node con un cavo a questo robo qui. Così almeno possiamo trasferire tutti i materiali che magari ci vengono droppati qua dentro direttamente, anche quelli delle, anche quello del mob spawner, per esempio. Si può buttare tutto qua dentro, semplicemente collegandolo alla ME chest, già che qua, appunto, non si poteva collegare. Quindi, Marci, un'ottima cosa. Possiamo fare effettivamente uno smistamento completo in questo momento. Beh, io che ho figata. Anche questo transfer node. Proviamo. Però sai una cosa? Provatelo qua nell'angolo. Vediamo se porta le cose da lì dentro all'altro. Quale ha? Ah, dici... No, man, non penso comunque. Non porta nulla, perché quella lì non è una chest, man. Con quella lì non puoi interagire. Il contrario devi fare. Cosa? Ah, no, 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 man. Soltanto con la chest si può interagire, capito? Sì, non capito. È che... Sì, sì. E così. Comunque, man, c'è da dire una cosa. Praticamente, qua dentro, sicuramente ci andrà messa non la 16K, ma una ancora di più. Perché comunque è vero che una volta che clicchiamo qui abbiamo accesso a tutto, sia quello nella chest che quello qua nello storage. Però il fatto cos'è che si va a riempire soltanto questa e non l'altra. Ma il problema è se tu noti che sono tutte da massimo 63 tipi. Vabbè, ma quello non è un grosso problema, al massimo si possono fare più chest, non è quello, Sì, faremo più chest, sicuramente. O comunque, ragazzi, se qualcuno sa un metodo per magari riuscire a collegare, diciamo, un impianto come questo qui con i cavi a questo computer, senza, tipo, utilizzare ogni volta una chest, ma utilizzando magari altri metodi, ragazzi, fateci sapere, che i commenti sono sempre ben accetti. Ragazzi, allora, il video finisce qui perché purtroppo c'è stata questa disgrazia quando siamo entrati e più o meno siamo riusciti a portarci anche un minimo avanti. Per fortuna soprattutto questa roba qui, che non so se è stata un'esplosione o altro, non ci ha danneggiato lì il computer. Tralasciando questo, ragazzi, noi off camera ci porteremo un pochettino avanti, cercheremo di, diciamo, rimediare al danno che è stato creato. Detto questo, ragazzi, io spero che questo video lezzissimo vi sia piaciuto. Ovviamente il prossimo video sarà sul canale dei Marci. E quindi ciao a tutti. Bella.